Stare. Buongiorno a tutti, ho il piacere di presentarvi questa mattina la dottoressa Muñoz, un'appassionata di geologia, di scienza della terra, laureata a Pisa, divulgatrice, appassionata di vulcani, di terremoti e di tutte le dinamiche della terra. Ha scritto moltissimi libri, tra cui gli ultimi due, alcuni degli ultimi sono questo, Vulcani e Terra Inquieta, due libri che prendono gli aspetti, diciamo, interessanti della dinamica del pianeta. Siamo in un pianeta vivo, un pianeta dinamico, un pianeta che ha molti aspetti che lo caratterizzano rispetto ad altri pianeti del Sistema Solare. E Sabrina è una grande appassionata delle scienze della Terra e ci parlerà oggi di due aspetti, il fuoco e il ghiaccio, che sono due dei quattro elementi che compongono la Terra. Abbiamo la Terra, il fuoco, il ghiaccio e l'aria. Questi quattro elementi sono le scienze della Terra, sono studiati dalle scienze della Terra, dalla geologia, e questi aspetti sono tutti interconnessi, non sono aspetti particolari. Sia i terremoti, sia i vulcani sono un effetto della dinamica del pianeta, della tettonica delle placche, che rende il nostro pianeta un pianeta appunto vivo, che ha permesso lo sviluppo della vita negli ultimi miliardi di anni. Quindi, diciamo, questi aspetti sono tutti interconnessi anche negli aspetti della società in cui viviamo, delle risorse energetiche, nelle ricerche, diciamo, dei materiali utili. Diciamo, sono tutti aspetti che fanno parte della geologia. E Sabrina è una grandissima appassionata di questa materia fin dalla sua laurea all'Università di Pisa, dove la conoscevo come studentessa. Io al tempo ero ricercatore, giovane ricercatore, e ha sviluppato poi questa brillante carriera di divulgatrice con grandissima passione, ha girato in tutto il mondo, anche ora è in partenza alla ricerca di vulcani attivi, eruzioni, fenomeni da filmare, documentare e da rendere anche per tutti in maniera brillante con questi libri che si leggono benissimo. Io questo l'ho comprato pochi giorni fa, è un libro che si legge bene, spiega molto bene a tutti come funzionano i terremoti, come funzionano i vulcani, quindi vi consiglio anche di leggerli perché sono veramente scritti bene, sono libri che, diciamo, divulgano le scienze della Terra ma in maniera estremamente corretta, non sono approssimati. E io a questo punto lascio volentieri la parola a Sabrina, che ci parlerà appunto di questi aspetti. Nel frattempo vedete un filmato che scorre accanto a noi, che fa vedere alcuni aspetti spettacolari della geologia. Prego Sabrina, grazie per essere venuta qui al Salone del Libro e grazie all'Università di Torino, al magnifico rettore e a tutta l'organizzazione per questo evento molto importante che dà, diciamo, lustro a questa antica università. Grazie a tutti. Grazie Rodo, e grazie sia all'Università di Torino per avermi ospitato. È stato bello dopo tanti anni ritrovare Pisa, ritrovare le mie origini. Io sono ligure, sono spezzina, però ho studiato a Pisa e quindi poi quando mi ho ritrovato Rodo dopo tantissimo tempo è stato Rodolfo, Rodolfo dopo tanto tempo sono stata contenta, perché bene o male siamo un po' la piovra, no? I pisani in un modo o in un altro arrivano da una parte all'altra. Allora sì, lì sulla sinistra potete vedere un video che abbiamo girato quest'anno alle Canarie, all'isola di La Palma, dove è eruttato il vulcano Cumbre Vieja. E la cosa incredibile e spettacolare di questo vulcano non è stata tanto l'eruzione in sé, che comunque è stata spettacolare con questi giochi pirotecnici, questi fuochi pirotecnici, ma è stato anche il fatto che questo vulcano si è aperto proprio sotto le case, in mezzo alla gente. Ora, in questo momento per esempio è attivo anche l'Etna, come sempre, alterna un'attività più o meno ordinaria di degassamento, di stromboliana, cioè di scoppiettamento nei crateri sommitali, però quello che succede all'Etna alla fine non si cura più di tanto per il 90% delle volte della popolazione, perché siamo a 3.000 e oltre metri di quota, a meno che non si aprano le temute eruzioni laterali. Allora voi dovete pensare che l'Etna è un vulcano gigantesco, cioè massiccio, mastodontico. Questi vulcani vengono chiamati vulcani a scudo, sono talmente potenti e grossi che quando si possono spaccare alla sommità si possono proprio crepare, no? Come se si fratturare, e si possono quindi aprire delle colate, delle eruzioni a bassa quota, come accade negli anni 90 a Zafferana Etnea.
però per il resto l'attività dell'Etna è un'attività sommitale, quindi oltre 3.000 metri di quote, quindi è più che altro spettacolo, quando non satura il cielo di cenere, e la cenere sapete che è vetro polverizzato, quindi gli aerei nel risucchiare i motori degli aerei la cenere la fondono e quindi vanno in blocco, perché è come se fondesse del vetro, no? In questo caso al Courmbrevier è stata un'emozione meravigliosa, tra l'altro quando io lo racconto sui social la gente rimane inorridita, perché sì, grazie mille. Rimane inorridita perché io dico, avevo la casa a 200-300-400 metri dal vulcano, ho postato le foto della finestra mia, della camera da letto che era infuocata, il giardino, quei 3-4 terremoti a notte, ed era una figata, perché la notte che tremava la casa, tutto il fuoco intorno, il cielo rosso, e poi a un certo punto senti, questo gorgogliava, brontolava di continuo sto vulcano. A un certo punto alle 4 del mattino avevi questo rumore di fondo, senti il silenzio, no? E quindi mi sono svegliata e ho detto, come secchetato in toscano, si è zittito, non parla più, no? È stato qualche ora così e c'era il rischio, perché non è che si è formato il famoso tappo, e invece dopo ha ricominciato a borbottare. E vi dicevo, questo vulcano lì è stata una grande esperienza a livello sia umano che vulcano, come da un punto di vista vulcanologico, perché questo vulcano si è aperto davvero tra le case, quindi questa gente qua ha visto la distruzione. Naturalmente la lava non uccide, ecco, la lava, le colate laviche, cioè quindi quando il magma fuoriesce così, come diciamo con queste effusioni lente di roccia appunto fusa, è molto lento e quindi distrugge, perché la lava è un caterpillar, tutto quello che incontra lo radia al suolo, su questo non ci sono dubbi, e l'Etna ci insegna, però non uccide perché è molto lenta e quindi si può andare nelle vicinanze, guardarla, allontanarsi, eccetera eccetera, mentre invece se ci sono, quando il magma arriva in superficie in un'altra forma, cioè esplodendo, perché accumula tanto gas e questo gas alla fine lo dilania, lo polverizza, allora abbiamo le eruzioni esplosive e abbiamo eruzioni tipo il Vesuvio, quelli che noi chiamiamo vulcani grigi, e i vulcani grigi uccidono, cioè nel senso hanno una dinamica eruttiva che se non si evacuano le zone, gli flussi piroclastici, le manifestazioni eruttive sono talmente violente e potente che uccidono, distruggono tutto quello che è nei dintorni. E da questo punto di vista ci insegna Pompei del 79 d.C. Infatti se voi andate a Napoli adesso, Napoli insomma è una sensazione particolare vedere da un lato nella Pompei ancora le ceneri di coloro che sono rimasti travolti da questa eruzione, tocca particolarmente vedere corpi pietrificati, no? Perché la cenere poi li ha incapsulati nel tempo mentre cercavano di proteggere i propri cari, mogli, figli, bambini, insomma è una scena piuttosto forte a Pompei che potete vedere. E tutt'oggi il Vesuvio è quello, quindi è un vulcano esplosivo che lo vedete completamente ricoperto e ammantato di case che non dovrebbero essere lì, quindi la zona di Napoli, ahimè, non dovrebbe essere popolata e non dovrebbe essere in questo modo, però diciamo loro sono un popolo meraviglioso, sono fatalisti come i siciliani del resto, e io lo dico sempre, se un vulcano fosse stato in Piemonte, chi è piemontese qua? Lei, tu, voi, te, ecco. Se aveste avuto un vulcano in Piemonte sarebbe stato deserto, cioè tipo il Vesuvio in Piemonte non c'era nessuno, Piemonte dice aspetta un attimo, invece i siciliani, i napoletani, ma sì, ma non oggi, non a meno. Infatti il libro, l'altro libro, I draghi sepolti, che ho scritto per il Saggiatore, adesso non li ho qua gli ultimi due libri, io ho proprio parlato di questa, delle genti che vivono alle falde dei vulcani, perché signori, la natura, eccolo, draghi sepolti, grazie Ale. La natura, alla fine, la natura, io dico sempre, fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, no? Guarda e passa, non si cura di noi. E quindi è un po' un mantra che ultimamente porto in giro, dicendo che il confine tra la tragedia e lo spettacolo nel mondo naturale lo traccia l'uomo. Quindi ci sono
vulcani, ma non vulcani, fenomeni, anche tornado, fenomeni atmosferici, uragani o quello che è, che sono violenti nei contesti, in alcuni contesti, cioè sono pericolosi laddove avvengono ovviamente in zone popolate. Un vulcano come il Vesuvio nel deserto del Gobi o in Alaska. In Alaska, per esempio, nel 1912 c'è stata la più violenta eruzione del secolo al Katmai, e onestamente non se ne è accorto praticamente nessuno, perché era in una zona estremamente remota. Quindi, come il terremoto, noi non possiamo farci niente, certo, ma un terremoto che avviene, porto sempre come esempio un deserto, chi se ne frega se 8-9 gradi della scala Richter, siamo in una capanna, non c'è niente dentro, sono in un deserto, tant'è vero che la scala, prego signora, tant'è vero che la differenza tra la scala Mercalli e la scala Richter, quando si parla della valutazione di un terremoto, ci insegnano 12 gradi della scala, la scala Mercalli perché è nata? Perché qualcuno diceva, oh mamma, mi si muove la seggiola, quant'è? Terzo grado. Ciondolo lampanterio, quant'è? Quarto grado. Si aprono le strade, 12° grado, una scala empirica. Invece poi, quindi capite bene che un 12° grado Mercalli in un deserto o qua dentro che siamo, o in una cucina con tutte le pentole appese da una parte all'altra, sono due cose diverse. A uno gli cade in testa di tutto, all'altro onestamente nel deserto non succede assolutamente niente. E quindi per questa ragione la scala Richter è una scala matematica che dà un'idea dell'effettivo potenziale di un terremoto. Adesso, visto che ha messo gentilmente Sara il video, ve lo commento un po' anche se l'audio non si sente. Ecco, questo, ripeto, sono riprese, tornando al discorso vulcanologico che abbiamo fatto noi. Vedete che questo si è aperto l'anno scorso a settembre, questo, diciamo questo rift, questa frattura nell'isola di La Palma, e ha cominciato questa attività che noi chiamiamo stromboliana. Vedete questa esplosione stromboliana da Stromboli. Quindi i vulcani italiani hanno dato la tipologia, in Italia per tante cose siamo famosi, Rodolfo, tipo i vulcani italiani, abbiamo le eruzioni vulcaniane da vulcano, stromboliane da Stromboli, pliniane da Plinio, quello che vide Plinio il Vecchio nel Vesuvio. Quindi guardate, in questo caso aveva una stromboliana, poi cose mai viste, una cascata che si è aperta all'interno del cratere, tra un cratere e l'altro. Dicevo prima a Rodolfo che ho sbrandato tutti da letto, cioè io come una matta perché l'entusiasmo ancora noi non lo perdiamo, siamo geologi e lo saremo sempre. Poi un fenomeno vulcanico, signori, è una roba che proprio è una montagna viva, l'odore, il sapore, il calore, cioè è una montagna viva, quindi interagisci, andando vicino a un vulcano, interagisci proprio con la vita del pianeta, cioè lui, la Terra è il pianeta di roccia, le forme viventi sono forme viventi, ma lì c'è un anello di contatto, perché senti il pianeta che sta vivendo e lo vedi. Vedi la Terra che sta cambiando, lì abbiamo la Terra più giovane del pianeta, che è nata proprio adesso, in mezzo alle case. Guardate questa eruzione, addirittura guardate le macchine sotto, per darvi un'idea del vulcano dove si è aperto. E quindi vi dicevo, alle 11 di sera, in videochiamata ho sbrandato tutti i vulcanologi d'Italia, cioè, guardate cosa sta succedendo. E ovviamente poi, ecco, quello che vedete in questa parte è anche il risvolto, quello un pochino più, diciamo, non dico drammatico, però più pesante, no? Più fastidioso, perché vedete metri e metri di cenere, per inciso all'interno di questa cenere noi siamo rimasti bloccati, ci hanno tirato fuori i vigili del fuoco, e guardate questo cimitero completamente ricoperto, le croci, insomma ci sono delle immagini, e più che ecco gli animali, poveretti, qua sono qui che cerco di dare da mangiare agli animali che sono rimasti lì, perché gli animali si sono spaventati, sono scappati via a caso e si sono andati a nascondere, e quindi la protezione civile cercava di andarli a recuperare, e nel frattempo noi vedevamo questi gatti e questi polli, e quindi io con ovviamente gli urli di tutti quelli che stavano registrando ero co. Perché con quelli che registravano con la termocoppia, no? Sai che con i microfoni il vulcano.
Quindi la parte bella è questa, quella spettacolare, vedete che eravamo molto vicino al vulcano, e poi la parte un pochino più pesante era proprio il risvolto, vedete, questi gli studi che si stavano facendo, il risvolto con le persone, la cenere, avete visto prima anche le piante, quando la cenere si deposita sulle piante, naturalmente impedisce la fotosintesi clorofilliana e quindi le piante muoiono. Questo che vedete, guardate qua, ci sono in alcuni momenti in cui, vedete, quello più bluastro è l'anidride solforosa, e questo vulcano ne è emessa veramente molta, e guardate, vedete la bomba che è partita in alto a sinistra e quindi lanciava bombe, che era una meraviglia sto vulcano, infatti non si poteva stare più di tanto vicini perché c'era il rischio di prenderselo in testa. Qua ci siamo andati dall'alto un giorno, vedete la bocca, siamo saliti su una montagnola, diciamo, lì vicino, e abbiamo fatto queste riprese sia di giorno che di notte. Davvero è stata, come vi dicevo, un'esperienza incredibile, perché abbiamo visto in diretta non tanto e non solo la nascita della vita nel pianeta, perché se andate alle isole Hawaii, andate per esempio a Big Island, che è l'isola delle Hawaii attualmente attiva, voi vedete come nasce la Terra, nuova Terra, c'è un'eruzione vulcanica, si accumula la lava e la Terra si espande. Quanto per il fatto, appunto, come vi dicevo, di essere nato insieme tra la popolazione. Questa immagine che voi vedete invece è l'osservatorio Rocas de los Muchachos, che è in cima alla Palma. È uno dei posti migliori al mondo dove osservare il cielo, perché non vi dico per arrivarci, perché è veramente in cima, proprio in cima sulla luna per arrivare lassù, e da lassù vedevamo addirittura la colonna eruttiva che bucava le nuvole, e si vedeva questo bubbone grigio, appunto, che bucava e veniva fuori, e di notte si vedeva anche proprio il fuoco, il rossore. Tant'è vero che, come vi dicevo, è un posto molto bello per vedere il cielo, ma in quella circostanza era anche rosso il cielo, quindi vedevi che fotografavi la Via Lattea ed era tutto completamente rosso, rossiccio. Quindi diciamo che adesso quello che sta succedendo, e dicevo, siamo sempre con la valigia pronta, no? Prima di partire, io avevo programmato di andare in Alaska, però in Islanda in questo momento c'è una sequenza sismica molto simile a quella che c'è stata nel 2020, cioè si sta gonfiando praticamente, sta tremando tutto, e quindi c'è un'ottima possibilità, penso, che si riapra un vulcano proprio lì. E non solo, ma anche all'isola delle Azzorre di São Georg c'è una sequenza sismica. Scusate, ma sto morendo di caldo. Ma no, la butto qua tranquilla. E quindi vi dicevo, la gente scappa e noi invece verso le sequenze sismiche andiamo. Cioè, quindi i geologi fanno così, no? Tutte le isole, le zone sono evacuate, noi arriviamo, no, con tutte le carabattole, le strumentazioni, eccetera, eccetera. Ora, il fuoco quindi e le eruzioni vulcaniche, io sono una vulcanologa, Rodolfo è un geologo strutturale, quindi lui si occupa di montagne, le rocce, come evolve il pianeta da questo punto di vista, le montagne, i fiumi, insomma tutto il territorio, e noi invece i vulcanologi si occupano appunto dei vulcani, della geotermia, della sismica, è una branca insomma della vulcanologia, della geofisica. E però io in questi anni ho fatto qualcos'altro, e mi sono occupata, è accaduto che ho, giracchiando a destra e manca, sono diventata un po' la signora dei ghiacci del Grande Nord, la ragazza, la signora è un po' troppo impegnativa, perché io sono una grande appassionata di astronomia, mi occupo di astrobiologia, che sarebbe la ricerca di vita extraterrestre, e per questo lavoro anche con i radiotelescopi di Bologna, eccetera, eccetera, cioè auscultiamo il cielo alla ricerca di segnali intelligenti, quindi c'è il terzo pianeta del sistema solare, ma abbiamo scoperto migliaia di pianeti extrasolari. Perché arrivano segnali intelligenti? Perché ce ne sono già troppi.
siamo talmente intelligenti che coloro che sono fuori. E quindi vi dicevo, per questa ragione mi occupo anche di astronomia e allora di aurore boreali, che è un fenomeno comunque celeste, un fenomeno legato al campo magnetico terrestre. Sapete che la Terra possiede un campo magnetico e questo campo magnetico fa sì che ci protegge da tutte le radiazioni che arrivano dallo spazio, soprattutto dal nostro Sole. Quindi gli ultravioletti, i raggi X, in questo momento non so se avete modo di andare con un filtro di guardare la superficie solare, è piena di grosse macchie, quindi è un momento di grande attività e dovete anche stare attenti ad andare al mare in questo momento e a prendere il sole. Quindi le persone troppo abbronzate non vanno bene, perché il sole è particolarmente attivo, quindi emette particolarmente molti ultravioletti in questo momento, vedete questi raggruppamenti di macchie. Però la cosa che interessa a noi è che ci sono queste bellissime aurore boreali, cioè queste tempeste magnetiche, che è una reazione del nostro campo magnetico che ci protegge dalla radiazione solare. Quindi a volte i ragazzi, dico, la metto un po' come una guerra, no? Tra Duke Skywalker che combatte, che difende il cavaliere Jedi, no? È una guerra celeste. Noi vediamo un meraviglioso gioco di luci colorate che danzano nel grande nord. Voi immaginate l'Artico, le distese artiche, il silenzio, il vento, il ghiaccio, luogo remoto, lontano da noi, ancora forse pensato ancora prima che l'uomo non fosse pensato, l'uomo non era ancora forse su questa terra, neanche era previsto che arrivasse, e il grande nord era lì con queste luci che danzavano. E allora un paio di volte l'anno ho cominciato, e vado regolarmente a vedere aurore boreale, ormai c'è una carovana di gente che ha cominciato a seguirci, e mio malgrado, nell'andare a osservare le aurore boreali, ho scoperto il Grande Nord. E allora l'ultimo libro è proprio nato sul Grande Nord, cioè l'Artico. Ovviamente poi c'è anche un Grande Sud, l'Antartide, che ahimè è un pochino più lontana, è più difficile da raggiungere. Però il Grande Nord ce l'abbiamo veramente qui a poche ore di volo, a portata di mano. E allora lì ho cominciato a girare e occuparmi e vedere questi paesaggi incredibili. Sono andata per esempio in Groenlandia, alle isole Svalbard, in Lapponia, qua nella nostra Lapponia, allora quello in Islanda addirittura non ne parliamo, ghiaccio e fuoco in una guerra perenne, perché l'Islanda è la dorsale medio oceanica che emerge proprio all'altezza del circolo polare. Quindi noi abbiamo sempre immaginato cosa potrebbe esserci a 3.000 metri sotto il mare nell'Atlantico, cosa si potrebbe nascondere laggiù. Madre Natura ci ha fatto un favore, all'altezza, più o meno sotto il 66° parallelo, quindi al circolo, è emersa. Quindi noi camminiamo in Islanda come se fossimo a 3.000 metri sotto il mare e vediamo cosa? Una terra che si sta aprendo, no? Il confine tra due placche tettoniche che una tira da una parte e una dall'altra, e quindi l'eruzione vulcanica che però arriva dove? In una terra ghiacciata. Quindi questi vulcani sono tutti ricoperti da una calotta glaciale. Quando è eruttato nel 2010 il Eyjafjallajökull Jökull, e Jökull significa calotta, quindi il vulcano era Eyjafjalla, era bellissimo perché voi giornalisti avete chiamato, soprattutto nei telegiornali, ho sentito dire di tutto, tutti noi. Poi a un certo punto qualcuno ha avuto la genialata di dire il vulcano islandese, perché tutti i nomi possibili. In realtà c'è il vulcano, è tutto un alla, Jökull, no? Quindi hanno tutti la calotta sopra. E questa può essere una cosa bella quanto pericolosa, perché col disgelo, col discorso dell'effetto serra, dove non entro in merito di chi è la responsabilità di questo effetto serra, o di quanto la responsabilità sia dell'uomo, senza ombra di dubbio, ma che fa parte anche di un percorso della natura. Però rimane il fatto che la nostra Islanda si sta scongelando come un ghiacciolo. Ecco, io l'ho vista proprio negli ultimi 20 anni, dove sono andata tante volte, l'ho vista con i miei occhi. E cosa succede quando un geologo, cioè un essere umano, con la propria nell'arco della propria brevissima vita, in un pezzo della propria vita, vede un fenomeno geologico così? Vuol dire che è un problema grosso. Quindi vedere un ghiacciaio ritirarsi nel corso della propria vita è una cosa molto grave. E in Islanda, se voi andate oggi, e vi consiglio, se non avete vista, di andarci,
vedete, ancora oggi riuscite a vedere qualcosa, un po' di ghiaccio, ma se aspettate ancora un po' non vedrete assolutamente più niente. E i vulcani, e questo è ancora più pericoloso, perché i vulcani che oggi sono tenuti a bada dalla pressione del ghiaccio, nel momento in cui la pressione viene meno, sicuramente si innescano dei meccanismi geochimici che portano comunque, alterano degli equilibri, e quindi questo potrebbe essere un grosso problema di qua a venire. Però vi dicevo, nell'andare in questi luoghi si vedono delle cose incredibili. L'Artico, anche se la neve sta andando via, anche se la neve si sta, il ghiaccio si sta dissolvendo, l'Artico è uno stato mentale, è una questione proprio fisiologica. Come il corpo supera il 66esimo parallelo, perché siccome la Terra non è dritta, la Terra gira intorno al Sole non così, la Terra gira intorno al Sole così, è inclinata sul proprio asse, quindi vuol dire che ci sono delle le stagioni. Se fosse così sarebbe sempre equinozio o sempre autunno, ma è così, e quindi ci sono le stagioni. E quindi capite che se voi andate qua, dove lei è inclinata, la luce arriva in modi diversi nel corso dell'anno. E allora, se voi andate sopra al 66esimo parallelo, quindi sopra il circolo polare artico, arrivate a un punto che il sole non sorge o non tramonta mai, per un periodo variabile che dipende dalla latitudine del luogo. Allora cosa succede? Cosa succede vedere il sole che non tramonta mai o che non sorge mai? Dice uno, c'è problema, metto la tenda, alza la tenda, chiudi la tenda, come la metti? Apri, chiudi, metti la tenda, no. Dice, ma io sono abituata, vado in discoteca, arrivo a casa tutte le mattine alle 4, mi alzo alle 8. No, neanche quello. Non ci frega, i ritmi circadiani, quelli del nostro corpo, sono tarati sulla luce, sull'illuminazione, la fame, il sonno, sono tarate queste cose. Quindi nel momento in cui voi varcate il Grande Nord, vi accorgete che c'è qualcosa che non va, che anche se il ghiaccio non c'è, ve ne accorgete, poi guardate verso l'alto e vedete che la stella polare, che la trovate a un'altezza legata alla latitudine del luogo, quindi noi qua ce l'abbiamo a 44 gradi, no? All'equatore ce l'abbiamo all'orizzonte nord la polare e all'orizzonte sud la croce del sud. Man mano che voi andate verso nord, la polare sale in cielo e ce l'avete allo zenith. Quindi voi, in un ambiente dove non c'è un grammo di ghiaccio, vedete un sole che non tramonta, una notte che non finisce mai, e vedete la polare lassù in cima, veramente al perno dell'asse terrestre. Quindi il Grande Nord ci sarà sempre, perché se è vero che il ghiaccio va e viene, l'asse terrestre rimane così, a meno che non ci arriva una botta di qualcosa, qualche un asteroide tipo, ma comunque l'asse terrestre, questo è, oscilla di un paio di gradi, dai 22 ai 24, no? E questo è legato anche alle stagioni, i famosi cicli di Milankovic. Però la Terra è così, quindi noi il Grande Nord, meno male, anche quando il ghiaccio se ne andrà, perché se ne andrà, ce l'avremo sempre, non tramonterà mai. Apro e chiudo una parentesi sul discorso del ghiaccio che se ne va. Ripeto, non voglio entrare nel merito perché c'è una polemica sul riscaldamento globale spaventosa e non voglio assolutamente entrare, tanto siamo tra pochi intimi, lo posso anche, ormai su tutti i giornali, sai? Però, sì, negazionista, la Terra è anche piatta. No, non si nega niente. Dalla rivoluzione industriale l'uomo ha continuato a immettere in maniera forsennata, lo sta facendo, dei gas serra, combustibili fossili nell'atmosfera, non ci piove. Stiamo distruggendo il pianeta, lo stiamo intossicando tra gas serra e plastica, non ci sono dubbi. Quindi se voi guardate la curva nell'ultimo secolo fa così. Ma il nostro pianeta in tempi non sospetti, quindi secoli o millenni fa, ha sperimentato e sperimenta regolarmente periodi di grande caldo che si alternano a ere glaciali e periodi interglaciali, per fenomeni che ancora non ci sono totalmente chiari. Quindi questo è soltanto per essere giusti, no? Per onestà, e dire che se è vero che noi ci stiamo mettendo non lo zampino, lo zampone,
però è anche vero che il nostro pianeta è un sistema talmente grande e complesso che si muove su dei binari che talvolta sono fortunatamente anche indipendenti da noi. Per esempio la geologia è indipendente da noi, meno male che almeno su quello. Alcuni terremoti sono legati all'attività estrattiva, il famoso fracking, che in America va tanto di moda, e in questo momento mi verrebbe da dire meno male, perché qualcuno il gas ce lo dovrà dare. E diciamo che ci sono dei terremoti indotti, cioè, l'attività estrattiva, il ripompaggio di liquidi reflui nel sottosuolo, la costruzione di dighe e quant'altro, possono innescare dei terremoti. Però in linea di principio, in generale, i terremoti, quindi l'attività... No, ho detto, ho le allucinazioni dal caldo, c'è qualcosa che... Intelligenza artificiale. Amore, mi vedi lì, dai... Ma come un cavallo? Stavo appunto dicendo che nel Grande Nord, tornando al Grande Nord, vedete animali come le renne, no? E poi arriva questa roba che zampetta lì vicino, e ho detto, ma... Bellissimo, vedete, fa tenerezza, vederlo fa tenerezza, ha le sembianze di venire, voglio andare lì a fargli una carezza. E quindi no, mi è venuta questa roba. È un geologo del futuro. È un geologo del futuro, però io sono convinta che se lui andasse su un vulcano, io da cuore di mamma avrei paura che si rompesse la zampetta comunque, no? Dicevo, tornando al Grande Nord, che è una parte consistente del discorso geologico, no? Perché la terra dei ghiacci, la glaciologia tra l'altro è una branca della geologia molto importante, perché proprio ci dà indizi, ci fornisce indizi su quello che sta accadendo. Vi dicevo, è uno stato mentale, ma è anche un mondo a sé. Esempio, la Groenlandia. La Groenlandia, l'Islandis, cioè la parte interna, la calotta, è un deserto. Andate sopra la calotta groenlandese, ma anche quando ci volate, a un certo punto vedi che dall'oceano Atlantico arrivi e inizia la calotta, e voli, e c'è la calotta, e voli, e la calotta è lì, e l'aereo, ragazzi, va a 800 km all'ora, quindi voglio dire, non è che, e stai 2-3 ore a volarci sopra. Quindi è una zona veramente immensa di ghiaccio, spessa 3 chilometri, ed è talmente remoto. Io ho incontrato un Inuit in aereo, infatti di solito io in aereo a un certo punto sparisco, perché se incontro qualcuno col quale chiacchierare, io clicchete, clacchete, clicchete a fare le foto, ho visto sto qui, che mi ha detto venga, venga, ovviamente in inglese, se vuole fare le foto, mi sono piazzata lì. Poi lo vedevo strano, lo guardavo, lo studiavo, e questo qui mi ha detto di essere un Inuit. E allora quando gli ho chiesto qualcosa su quella distesa di ghiaccio, questo mi ha raccontato, poi su questo l'ho scritto anche nel libro, mi ha raccontato appunto di aver quasi perso la vita in quel posto lì, perché ci sono questi venti catabatici, questi venti che ghiacciati, che ovviamente sopra la calotta fa un freddo cane, perché 3 chilometri di ghiaccio, figuratevi, alla latitudine del circolo polare, quindi questi venti ghiacciati che crollano improvvisamente, un po' dovete immaginare tipo il film, l'avete visto, dei Day After Tomorrow, che te li diceva, beh, ti segue, vedi, no? Chiudi la porta, come se ci fosse qualcuno che ti vuole inseguire. Ora, lì ovviamente è stato esagerato, però il vento catabatico nel momento in cui ti tocca ti può veramente congelare all'istante. E questo vento loro lì lo chiamano Peterak, nel senso che è un vento, se ti becca, anche tante persone sono morte anche di recente, anche ragazzi giovani che hanno voluto tentare, no, la spedizione dell'Inlandsi, soprattutto d'inverno, per questa ragione è diventato un luogo di demoni. Gli stessi Inuit lì non vanno. Loro ovviamente le foche le cacciano e tutta la loro vita si svolge lungo le coste della Groenlandia. Proprio perché voi immaginate il buio, ci sono anche dei film e dei documentari che parzialmente raccontano e testimoniano questo aspetto. Quindi la cosa più forte della Groenlandia, il paesaggio più forte sicuramente, è raggiungere la calotta, e c'è un posto in cui si può fare, che è Kangerluarsuaq, questo luogo dove si arriva con l'aereo. Da lì si prende un mezzo con delle ruote chiodate, alte così, si vedono lungo il percorso, si vede il bue muschiato,
Il bue muschiato è un animale stranissimo, sembra che abbia una tenda sopra, e si arriva alla calotta polare e lì si ha proprio la percezione, anche lì ci sono tanti rivoli d'acqua, tanti fiumi estemporanei, no? Che si vengono a creare, che sono proprio dovuti al disgelo. E quindi ci sono questi paesaggi lì, per esempio uno, le Svalbard sono un altro paesaggio molto particolare. Le isole Svalbard naturalmente sono il vero capo nord, perché il capo nord non è quello dove si arriva. Ci siete stati a capo nord con la palla? Non ci siete andati a capo nord? No, io ho visto la gente arrivare a capo nord nei luoghi, nei posti, nei modi più impensabili, con la bicicletta, come si chiama il sidecar, con la bicicletta a piedi, non dico con la carrozzina, ma molti hanno, sai, quelle macchinine, no? Teleguidate, perché è un po' una meta, no? Arrivare a capo nord è proprio una specie di simbolo. Arriviamo a capo nord e lì ti si apre la falesia, pensi di essere nel punto più a nord, non lo sei, perché sei a 71 gradi nord. In realtà 1000 km più avanti ci sono le isole Svalbard a 78 nord, e lì veramente gli orsi bianchi ti arrivano dentro casa. Addirittura devi girare col fucile se ti allontani un po' da lì, perché ovviamente l'orso ha fame, e se ti incontra sei una bella bistecuzza che gira comoda, e quindi ci può stare che ti dia qualche azzannata. Sono particolari le isole Svalbard perché è un luogo dove nessuno può nascere e nessuno può vivere. Nel senso, puoi morire sì, ma non ti seppelliscono lì, perché il permafrost, cioè il disgelo e il congelamento continuo del terreno, dei primi metri, dei primi centimetri, metri anche di terreno, fanno sì che ovviamente il terreno perda consistenza, e quindi naturalmente se tu metti una cassa da morto lì dentro, questo ovviamente te la ritrovi a valle al primo disgelo. E allora ci sono solo le croci, si vedono dei cimiteri, si vedono delle cose, dei vari cimiteri, croci, però non si possono naturalmente seppellire le persone. Non solo, ma per esempio i tubi, gli impianti di riscaldamento, di refrigerazione, sono sollevati dal suolo. Anche qui, quindi vedete correre tutto, anche l'impianto fognario. E poi non si può neanche lì il nascere, no? Perché vabbè, lì non c'è l'ospedale, molto banalmente devi andare sul continente. E la cosa più strana, più particolare, è che lì, non so se lo sapete, c'è una grande una struttura dove sono custoditi milioni di semi di tutto il mondo. È una struttura che viene tenuta al freddo, approfittando anche delle temperature basse, ovviamente, dell'Artico, ma anche con un sistema di ventilazione. E lì ovviamente è una specie di arca, quindi se succede qualcosa ogni nazione, ogni paese ha dato i propri semi per custodirli in quel posto, e qualcosa è successo, perché per esempio l'Iran, che ha subito parecchie distruzioni, ha chiesto già, ci sono alcuni paesi che hanno già chiesto i semi per poter ripiantare queste. Quindi ci sono queste stranezze, in questi posti si vedono, al di là di tutto si possono vivere, no? Sono talmente remote che si possono vivere queste cose insolite, il clima, le persone, i fenomeni naturali, quindi le aurore, quindi vari effetti ottici dovuti alla diffrazione atmosferica, come, che ne so, i cani solari. E via dicendo. Quindi, voi, se avete qualche domanda, qualcosa che vi incuriosisce, se qualcuno ha voglia, per esempio, di avventurarsi per il Grande Nord, ci sono alcune dritte appunto che si possono dare, perché soprattutto quelle, il Grande Nord che abbiamo nella nostra Europa, in Lapponia. Purtroppo in Russia non ci andremo più. Nella nostra generazione, secondo me, temo, almeno la mia, che non la vedrà più, perché la penisola di Kola, per esempio, era molto interessante da vedere da un punto di vista. Fa parte, la Lapponia è una regione
che include naturalmente vari paesi che sono la Russia, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, e quindi anche, diciamo, la Russia era molto interessante da vedere da un punto di vista anche sociale, no? Come erano organizzati, anche perché hanno la Finlandia, noi andiamo spesso in Finlandia a vedere le aurore boreali, speriamo di andarci anche quest'anno. Siamo in 25 lì pronti a partire a novembre e lì siamo proprio sul confine della Russia. Però lì è interessante vedere anche altri aspetti della Lapponia russa, cioè come hanno ancora questi palazzoni. Tra l'altro, una cosa che forse si racconta è che proprio in Norvegia, le isole Svalbard, ci sono due insediamenti russi, che sono, uno si chiama Barentsburg e l'altro è una città totalmente fantasma che si chiama Pyramidian. E sono due bolle di Russia lì in Norvegia, ma due bolle di Russia a tutti gli effetti, nel senso che questa povera gente lavora a Barentsburg, lavorano dentro le miniere sottoterra, estraggono carbone, e non dico che siano dei carcerati, però vivono lì con le loro famiglie, hanno una tessera per fare la spesa, per comprare le cose di cui hanno bisogno, i bambini vanno a scuola lì, le mogli sono lì, e quindi questi uomini lavorano in queste miniere molto calde e molto anche tossiche, no? Sottoterra. E quindi voi immaginate che questi, quando escono, vedono, io ero lì seduta e guardavo questo paesaggio immenso, meraviglioso, artico, ero seduta accanto alla statua di Stalin, no, di Lenin, scusate, Stalin, di Lenin, eravamo io e lui qua seduti, con sto busto, lì il busto è ovunque, e quindi vedete, queste due città hanno questa piazza centrale con questo busto che emerge e guarda verso l'infinito, guarda verso questi fiordi meravigliosi, però lì sotto, a Barentsburg, c'è la gente delle miniere che è in un inferno sotto, e quando esce c'è anche un inferno fuori, perché comunque quel paesaggio artico è pesante da quel punto di vista. È un inferno diverso da questo, che vedo che continuate a guardare perché è ipnotico, ma me ne rendo conto. Voi considerate che era una fontana di lava ininterrotta, non si fermava, è arrivata anche a un'altezza talmente elevata che noi dall'osservatorio lo vedevamo, come vi dicevo, ha bucato proprio le nuvole, e vedevamo questo bubbone grigio e infuocato che veniva fuori. Ora quella è tra le terre più giovani del mondo, infatti avevamo portato un pochino di sabbia, un pochino, non si possono neanche prendere le rocce lì, non si capisce perché, e le Canarie sono un punto caldo, cioè sono un luogo un po' come le isole Hawaii, dove c'è una sorgente di magma sotto che alimenta una placca che si muove sopra. Ora, le Canarie sono un pochino controverso come punto caldo, nel senso che è un punto caldo piccolo, non molto voluminoso come tasso eruttivo, ed è si muove molto la placca si muove lentamente, interagisce molto con, siamo vicino al continente, quindi con l'Africa, mentre invece per esempio alle Hawaii è tutto molto... O intanto vedo passare lui. Le isole Hawaii sono molto più lineari, no? Se voi andate, guardate la cartina, vedete l'Oceano Pacifico, la vastità dell'Oceano Pacifico, 4 chilometri, 5 chilometri di fondale, e poi improvvisamente vedete la Terra, e vedete le terre, 1, 2, 3, è una, tutto un arcipelago di isole, tutto caldo e fisso, e l'isola e la placca si muove, no? Quindi si muove, il vulcano viene qua, si muove, il vulcano viene qua, si muove, il vulcano viene qua, viene là, grazie. Quindi diciamo che il punto caldo funziona così, quindi voi andate nella cartina, guardate Oceano Pacifico, vedete questo arcipelago lunghissimo di isole, quindi il punto caldo è fermo e le isole che si muovono sopra. È la lava più, dimmi te quando siamo, ok, è la lava assolutamente più fluida del pianeta,
e terra, dico questa, di Pele, la dea dei vulcani, che si incavola parecchio se gli prendi un pezzettino, talmente tanto che nella letteratura vulcanologica ormai è rimasto che porta, posso dire sfiga? Si può dire sfiga, la dico. Ormai hai detto, no. Ormai è un termine giovane, se dico sfortuna mi mettono così, se dico sfiga... No, porta sfortuna. I ranger ogni giorno ricevono valanghe di pacchi di gente che gli rimanda il pezzettino di lava preso perché porta sfortuna. Veramente, questa pelle. Allora io l'ho detto nel libro, forse in tutti i libri che ho scritto, perché mi piace dare questo aspetto un po' umanistico, rispettoso nei confronti di mamma natura. Ho preso di tutto alle isole Hawaii, lacrime, capelli, anche te. Però io ho preso l'anello d'argento e gliel'ho buttato lì. Io ho detto, ascolta un po', io di sfortuna non ne voglio avere. E quindi così. Quindi in Italia anche, insomma, ci bene. Sono tutti questi usi e costumi. Bene, grazie Sabrina. Ci ha parlato del fuoco, del ghiaccio e del fatalismo. E del fatalismo. Su quest'ultima cosa però devo dire che, dunque, fuoco e ghiaccio sono due aspetti delle scienze della Terra. Il fatalismo anche no, ci sono i geologi che fanno, studiano questi fenomeni e li studiano per prevenirli. Chiaramente si sa quando, cioè se un vulcano è attivo, dove si verifica un terremoto, non si sa quando, però l'azione, lo studio dei geologi è importante per prevenire i rischi legati a questi grandi eventi che sono spettacolari ma anche distruttivi certe volte. Assolutamente. Quindi... no, il ruolo dei geologi è fondamentale davvero, perché il geologo ormai di recente... La figura, non di recente, la figura del geologo è sempre stata un pochino bistrattata, messa in ombra. In realtà il geologo è quello, tutto quello che è costruito su questo pianeta si basa sulla Terra, che è materia dei geologi che devono dire dove costruire, dove non costruire, o se costruire come farlo, perché poi quando la madre natura si mette in movimento poi arrivano vittime, tragedie, catastrofi. E che andiamo in a Italia cercare non manca i geologi. Nulla. Ecco. In Italia non ci manca nulla di questo. Non c'è neanche la cultura da questo punto di vista. Peccato, perché un paese così sismico e così vulcanico come l'Italia dovrebbe avere al primo posto il ruolo del geologo, dovrebbe essere fondamentale. E invece purtroppo ancora non lo è. Perfetto, grazie Sabrina. Ci sono domande da parte dei presenti? Bene, allora grazie tantissimo per questo racconto entusiasmante. L'ho vista. Ah, ok. Questi qua assaggiatore. Gli altri due, gli ultimi due sono assaggiatore, che dovrei andare anche io a vedere. Alle tre ho il firmacopia, lo Epli, se volete. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.